Forse stiamo sbagliando tutto. Forse continuiamo a rivolgerci a degli organi di stampa e televisivi e poi di qua uscirà una mia battuta. Uscirà una mia battuta, i vostri interventi molto particolareggiati, molto informati, non uscirà nulla. Si continuerà così e poi magari si indignerà la politica che noi stiamo cavalcando questa cosa in sede elettorale per prendere voti. Allora per la par condicio bisognerebbe che ci facessimo arrestare anche noi. Qualche onesto si dà in pasto a questo coso. Allora, qui c'è da chiarirci una cosa. Quando parliamo di associazioni a delinquere, mafiosi, inserimenti, noi andiamo con la memoria a una mafia che forse non c'è più, forse c'è in poche zone dell'Italia. Oggi un'associazione a delinquere vera è formata da un uomo d'affari, un politico, un banchiere, un notaio e un commercialista. A volte non c'è neanche il delinquente. Allora, noi ci dobbiamo mettere un po', aprire un po' gli occhi e guardare che l'Expo non è stato costruito e pensato per dare un'immagine al mondo dell'Italia, dei prodotti italiani, se no l'avrebbero fatto come la fiera del mobile, l'avrebbero fatto espansivo, frammentato nella cerchia lombarda. L'hanno fatto proprio per questo. Sono costruite queste cose come il TAV, come le grandi opere, per riciclare. È un'associazione a delinquere, finalizzata al riciclaggio di denaro pubblico. Allora, è aprire un cantiere, fare un buco, metterlo in sorveglianza, fare gli appalti. E vedete, è il subappalto del subappalto del subappalto. È un sistema che si autoalimenta così, tutto a debito. Oggi Lebettino di Firenze ha detto una frase, ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo, delle volte. Allora, la faccia ce l'hanno già messa, l'hanno già persa la faccia. L'ha persa Chiamparino, l'ha persa Fassino, lasciando una città e una regione piena di debiti. L'ha persa. Allora, io ho pubblicato oggi un post intitolando Il gioco dei quattro cantoni, perché è entusiasmante, ci vuole la mente perversa di un comico per capire questo. Allora, se tu analizzi, devi analizzare o ti appendi per i piedi con la testa in giù e guardi il paradosso di tutto. Neanche, siamo oltre il rubare, non è più rubare. Siamo oltre, bisogna analizzarlo dal punto di vista psichiatrico, perché noi assistiamo a questo. Arriva un super commissario, il gioco dei quattro cantoni, arriva il super commissario che è super commissario all'anticorruzione. Arriva da Roma e dice, c'è corruzione all'Expo? È fantastico. Lui stava in un ufficio che aveva un telefono a gettone, due sedie, da solo, però prendeva anche uno stipendio. Allora, questo super commissario va a commissariare un commissario. Abbiamo il commissario che commissaria il commissario, è straordinario. E il commissario che c'era, che ha detto io non ho preso niente, ma non mi sono accorto. È fantastico. Il commissario che viene commissariato non si era accorto. Allora, quando siamo entrati con un pullman, con 40 parlamentari dentro, e io ho guardavo con un occhio, la mia natura è quella dell'ironia un po', ho visto un campo di 1.000.000 di metri quadri con nulla. Ho detto, ma guardi che c'è nulla, faremo. Poi ho capito che il nulla è quello lì. Hanno trasformato un campo agricolo, cioè un orto di 1.000.000 di metri quadri, in un orto privato, per trasformarlo poi in un orto pubblico accessibile. Quindi non c'era nulla, le strutture sono attorno. Allora, strutture, è lì dove ci sono le grandi, il cemento, allora escono questi personaggi che pensavi fossero spariti, hanno gli eroi, questa peste rossa con 100 variazioni di grigio, hanno i loro eroi, a destra non mangano, a sinistra Greganti, quello che non parla, quello che mentre in prigione dà il bianco alla cella, quello che non dirà mai niente, è l'eroe della sinistra, hai capito? Quindi, entrando lì, abbiamo visto questi personaggi strani, che dicevo, queste opere attorno, tangenziali, un'autostrada di 15 corsie. Ci vuole una mente malata, da Monza a Milano 15 corsie, non è una progettazione architettonica sopraelevata che passa a 6-7 metri dalle finestre delle case. Sono rimasti stupiti anche a Los Angeles, ci hanno chiamato, hanno detto, ma vi state un po' montando la testa, di 15 corsie. È tutto così, per arrivare a fare preventivi super gonfiati,
Ma il sistema è questo, è questo. O lo accettiamo, o se no non so cosa potrà succedere. Noi dobbiamo dare un segnale assolutamente straordinario, dicendo che l'Italia è cambiata, sta già cambiando. C'è un movimento che è un vento, come l'ha chiamato Schulz. Allora farei un appello alle vostre televisioni, al signor Schulz che mi ha paragonato a Stalin. Primo, innanzitutto deve ringraziare Stalin, perché è Stalin che ha vinto la guerra contro la Germania, e se perdeva Stalin, lui lì c'era con una svastica sulla fronte. Secondo, non ti puoi permettere, caro Schulz, di venire qua a fare campagna al PD con i soldi del Parlamento Europeo, che ci sono anche i miei soldi, te li paghi tu, quindi dai le dimissioni, prendi quei soldi e fai la campagna che vuoi. E poi non ti puoi neanche permettere di venire in uno stato estero a dire e a denigrare un movimento con 10 milioni di italiani. Quindi il vento, che noi ci ha definito un venticello, il vento si farà molto più forte. E allora io ti consiglio, caro Schulz, di cominciare ad ancorarti magari alla Merkel, che pesa un po' più di te, e ti verremo a trovare lì. Detto questo, diamo un segnale che qui la situazione è cambiata, e sta già cambiando, e cambierà. Cambierà con le elezioni europee, perché le vinceremo, cambierà, e daremo un segnale che chi vuole investire qua non viene a fare la spesa. Se vuole investire qua, investe con trasparenza, noi tratteremo con le società oneste, per bene e trasparenti, come siamo noi. Noi abbiamo inserito in Parlamento una visione diversa. Abbiamo inserito la cosa più semplice del mondo, perché la politica è l'arte della complessità, le leggi non si capiscono, è fatto apposta, l'Europa non si capisce, è proprio il non comprendere la loro forza. Appena tu trovi della gente che capisce, diventa problematico poi gestire la gente che capisce. Allora il comma 7 che modifica il comma 18 della legge 15 e della legge 17, qualsiasi legge del patto di stabilità legge non si capisce, ma non deve essere capito. Quindi la complessità è una palla gigantesca. Gestire e fare politica deve essere la cosa più semplice del mondo. Quello che abbiamo fatto noi, abbiamo introdotto una figura modificata geneticamente dentro il Parlamento, non l'avevano mai vista. E in Parlamento c'erano i lobbisti, ci sono i lobbisti, li abbiamo scoperti, filmati, mandati via. Abbiamo visto come funziona questa figura innestata così, che non se l'aspettava nessuno, è una persona onesta. Chi lo sa? Che non serva solo quello, lo diceva Benedetto Croce, la politica è introdurre una persona onesta, non uno che ci mette la faccia, perché se ci mette la faccia come Renzi e ci mette la faccia come la legge elettorale, come il Job Act e come le province, allora c'è da toccarsi i coglioni quando uno parla così. Allora, Lebetino va in giro a raccontare frottole, e con il beneplacito vostro. Io non so cosa uscirà da questo, uscirà l'attacco di Grillo a Renzi, l'ha chiamato Lebettino, usciranno le frasi, avete bisogno non di verità, avete bisogno di titoli per fare i vostri giornali o i vostri servizi. Allora, cominciate a schierarvi anche un po' voi, siate onesti almeno intellettualmente. Noi non possiamo andare avanti col Corriere che fa paginate, bisogna riprendere i lavori. Che lavori prendi? C'è una rapina in corso, che lavori prendi? O entri agli arresti o finisce lì la cosa. Noi andremo avanti per la nostra storia con la nostra tesi, che deve essere fermato tutto, perché balleranno ancora 4-5 miliardi e non siamo in grado di tirarli fuori ancora col debito che aumenta. È tutta gente che va perseguita, vanno perseguiti i leader politici, non questi barboni della tangente di 15.000 euro, 20.000 euro, vanno presi e li sappiamo chi sono. In Italia c'è una peste rossa, ve l'ho detto, che gira in Coop Rossi. Il Coop Rossi non aveva preso tangenti, ma facevano preventivi al 30% più bassi e poi recuperavano i soldi in corso di lavoro. Oppure prendevano il terreno del scavato e andavano a coprire le cave e le discariche dei loro amici. Si può fare in tanti modi. Comunque ci siamo, sono andato dentro le banche. Siamo andati dentro le banche, perché dentro sempre una roba così ci sono le banche, e ci sono le banche degli amici, ci sono il Monte dei Paschi, una banca di 20 miliardi che adesso non vale più quasi niente, 2 miliardi e mezzo. Qui c'è il grattacielo dell'Unicredit, hanno fatto un grattacielo dell'Unicredit, l'Unicredit ha perso 13 miliardi nel 2013, il suo amministratore Profumo è andato via con 40 milioni di euro di bonus di uscita, e adesso al Monte dei Paschi, e invece di andare a denunciare tutti i vertici del PD che hanno gestito la più grande banca italiana, e invece di denunciare la Consob, la Banca d'Italia che doveva controllare
e non controlla nessuno, invece di andare a recuperare i 20 miliardi che mancano, mette sul mercato la banca, arrivano i fondi Rock, BlackRock, i fondi anglo-americani, i fondi sudamericani, e si comprano la banca, si stanno comprando il paese sotto i nostri occhi, sotto i nostri occhi, ci sono già i lobbisti che arrivano e trattano, c'è Allianz e c'è Prudence, sono fondi che si stanno comprando le nostre spiagge, ci sono già quelli che stanno catalogando i nostri beni culturali sotto i magazzini degli Uffizi, andranno a gestire, non so, Pompei, stanno già comprando le nostre università più prestigiose, scompariranno gli asili nido, quelli comunali. Cosa dobbiamo fare? Farci portare via sotto il culo pensando a una mostra internazionale nel posto più brutto del mondo? Che cosa dobbiamo fare? Gestire delle cose di chi? Noi ci siamo stufati, noi persone come voi, queste persone qua, e compreso me, queste persone qua erano lì sedute prima, erano come voi, erano lì, magari uno faceva il fotografo, l'altro faceva l'aiuto regista, voi siete rimasti lì seduti, noi ci siamo alzati e abbiamo detto facciamo qualcosa perché bisogna fare, non possiamo stare lì, allora abbiamo dimostrato di essere quello che siamo. Non abbiamo preso i soldi mentre il PD ne ha preso 48 milioni, il PDL ne ha preso 38 milioni, noi non abbiamo preso i 42 milioni, se fosse stato per i soldi facevo il tesoriere, voi vi tenevate tutto lo stipendio, ma chi ve lo fa fare a farvi il culo dalla mattina alla sera, poi mettere lo scontrino per il caffè, ma chi ce l'ha fatto fare? Ma non potevamo fare come gli altri. Non potevamo fare come tutti, entrare nel sistema e dire è la legge, oggi è la legge che è fuori legge, è la legge che è fuori legge. Qui siamo in associazione a delinquere, alla luce del sole, legalizzate. Se c'è una legge che legalizza una cosa illegale, io non devo, ho il diritto ad oppormi a questa legge. Quindi sarà una guerra fatta sull'informazione, anche sulla vostra informazione. Sapete che io ce l'ho con voi. Ce l'ho con voi perché ho fatto parte della televisione, so come si gestisce l'informazione dall'altra parte, faccio dell'informazione, sono 7 anni che abbiamo aperto un blog, questo movimento è nato da pochissimo, so come funziona, ma è l'ora anche di smetterla. Allora ecco perché mi chiamano Stalin, ecco perché questo nano che gira per salvarsi il culo delle sue aziende, ma vi sembra un paese normale che uno condannato per evasione di 300 milioni? Sia condannato a fare 4 ore alla settimana in un istituto. Cazzo, è un investimento della Madonna, è un investimento, lo diamo tutti, poi ci facciamo 2 ore all'asilo, quell'altro fa 3 ore là, con davanti, con i parenti di Cesare Boscone che non riuscivano a entrare perché c'era i carabinieri, c'era l'esercito, c'era l'elicottero che girava. Con questo qui, questa salma che gira e che promette dentiere, si vede che non ci crede neanche più lui. Una volta raccontava delle palle, ma almeno ci credeva, il patto con gli italiani, 1 milione di posti di lavoro, ve lo ricordate? Era fortissimo a credere nelle palle perché diventavano vere. Adesso non ci crede, sulla dentiera lo vedi che non ci crede più. La massaia, 2000 euro la massaia perché lavora, non ci crede neanche. Vuole salvarsi il culo perché le sue aziende sono a picco. Per media se perde 200 milioni, Mondadori non si vende più, tutta la pubblicità sta drenando in rete. Stanno morendo questa gente qua e moriranno e faranno queste fini bieche, queste fini di come hanno vissuto, grandi uomini, Dell'Utri un grande uomo, è quello che ha fatto sì del riciclaggio dei soldi con la mafia, il condannato, è una bella fine questa qua, là in un pigiama, con un pigiama libanese, in un cazzo di ospedale messo lì, questa è la fine dei grandi uomini? Che fine farà questo qui? In un nosocomio con quelli che non lo riconoscono, che dirà sono Berlusconi e farà le battute, ancora nei mezzi di comunicazione? Questo noi dobbiamo scrollarci di dosso questa gente, totalmente tutta, ma prima di andare via devono restituire tutto quello che rubano e quello che hanno rubato. La Corte dei Conti ha detto che mancano 3 miliardi e 600 milioni, 3 miliardi e 600 milioni rubati con truffe semantiche, vai a leggere i contratti, è tutta semantica, da investimenti, dai finanziamenti a rimborsi, 3 miliardi e 6, hanno fondazioni con dentro migliaia di appartamenti, loft, televisioni, li vogliamo indietro, faremo una verifica sui loro soldi, come hanno speso i nostri soldi e dove li hanno messi, e ce li dovranno tornare, li metteremo in una banca di Stato e staranno lì a aiutare le piccole e medie imprese, le famiglie, faremo come i mafiosi, sequestreremo gli immobili,
con la magistratura. Adesso la magistratura secondo me si sta muovendo, anche perché è una mia impressione, non c'è niente di scritto, anche perché sa che adesso c'è una forza politica importante, che forse è la prima forza del paese, che magari non gli va contro, che magari lo aiuta, che magari dà informazioni, si sente forse più spalleggiata. Ecco perché sono intervenuti dopo che siamo andati noi coi pullman all'Expo. Allora, questa signora qua è stata, quando stavano trattando nel consiglio regionale qui della Lombardia, stavano trattando gli appalti per una infrastruttura dell'Expo, non hanno fatto entrare i consiglieri regionali, si sono chiusi dentro, hanno chiamato i carabinieri non hanno potuto fare niente e hanno tenuto fuori dei consiglieri liberamente eletti dai cittadini per farsi i cazzi loro. Queste cose lo fanno nei comuni, lo fanno in Parlamento, ti dicono hai 4 ore di tempo per dire se sei d'accordo per l'IMU, ma dentro c'è 7 miliardi e mezzo alle banche, su 4 ore, se no ci chiudiamo dentro e votiamo. Qui siamo in un fascismo latente, in un fascismo moderato, e noi ci stiamo massacrando il paese con questo fascismo latente. È questo il fascismo, quando lasci milioni di persone fuori, quando le istituzioni spariscono, quando le istituzioni ti compaiono nella cassetta delle lettere con un equitale che ti vuol pignorare la casa, questo è il fascismo. E tu non hai nulla perché il sistema si è autoalimentato, si è autochiuso, sei dentro, sei completamente fuori, è finito. Con l'Expo daremo un giro di vita, diremo cari signori, da oggi in poi c'è quel movimento che se venite qua dovete essere trasparenti, per bene e onesti, se no andate in un altro stato. Daremo questo messaggio, altro che andare avanti con questa puttanata qua, perché è una grandissima puttanata, fateci i titoli, questo l'ho detto per il TG1. Va bene, io ho finito, se volete fare qualche domanda, signore.